Poi ragazzi, Best Mates. Poi abbiamo Whiplash, Season 3, regalata da un fan, così come Red Jade e così anche come Mania. Questa Season 1, Recon Expert. Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortimar che parla, benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Oggi ragazzi vi farò vedere il mio armadietto. Credo che fosse questa una delle cose che più mi avete chiesto in tutta la mia carriera su Fortnite. Non ve l'ho mai fatto vedere perché volevo caricare l'hype in maniera incredibile e finalmente dopo quasi 3 anni, o forse... più di 3 anni, vi faccio vedere il mio armadietto. Per questo video ragazzi lasciate un like, fatemi capire che finalmente vi ho soddisfatto con questo video. Vi ricordo ovviamente anche di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate fatto e di attivare assolutamente la campanellina. Direi di andare proprio a vederlo. Allora, quindi ragazzi, noi stiamo entrando finalmente in lobby. Come al solito ci sono video di Bigfoot, di cose varie quando entro su questo gioco. Ok ragazzi, l'armadietto è qui. Tra l'altro, ora che ci penso, io dovrei un attimo spostare la cam. Ovviamente ragazzi, ne approfitto per ricordarvi di inserire all'interno dell'Adam Shop il mio codice creatore Fortu, così come vedete a schermo. Inseritelo, accettate, perché sicuramente ragazzi il mio codice creatore verranno già levato. Ovviamente ragazzi, se prenderete qualche skin col mio codice attivo, a me arriverà una piccola percentuale dell'acquisto. Finalmente però noi siamo nell'armadietto. Come prima cosa ragazzi io direi di andare in realtà nelle scie di quando si cade, prima di partire con gli ombrelli, i gliders, le skin e cose varie. Allora abbiamo questo waterfall, questo warp wave, questi sono i più recenti, capitolo 2 season 3, capitolo 2 season 6, lì in basso potete vedere quando, a quando risale l'oggetto. In quanto ragazzi io ve lo dico, io ho tutti i pass battaglia e li ho quasi completati tutti, ma quello che non comprai ragazzi fu proprio il primissimo pass battaglia, quello col Dark Knight. Questo è lo Zero Point, season 1, capitolo 2, ah cavolo. Capitolo 5, questo me lo ricordo, la carta igienica, cavolo raga. Spray paint, questo me lo ricordo, la season 4 fu la mia preferita, quindi il season pass 4 ce l'ho tipo stampato in testa. Questo ve lo ricordate raga? Questo pure era figo, il fatto della cometa, che ai tempi si sbagnava nella season 4 della cometa, cavolo. Questo l'ho utilizzato per un sacco di tempo, i più G se lo ricorderanno. Questo a me piaceva un sacco, Verley season 10. Lava, questo pure l'ho utilizzato per un sacco di tempo e lo mettevo insieme alla skin di Joe Wick, però quella diciamo pezzotta, ecco. Questo ragazzi invece Flames l'ho sempre amato, sicuramente uno dei miei preferiti. Questo pure ricordo che mi piaceva un sacco, capitolo 6, cioè scusatemi season 6, cavolo, quello pure era bello. Cash flow, questo pure l'ho utilizzato per un bel po' di tempo. Poi ci sono quelli speciali, questo capitolo 2 season 4, capitolo 2 season 4. Questi sono tutti quelli dei supereroi, ma questo è sicuramente uno dei miei preferiti, infatti è quello che utilizzo più spesso. Ok, direi di passare velocemente agli zainetti. Ci sono molti in realtà che non mi dicono nulla. Ah, ma avevo il girasole! Non ricordavo di avere il girasole, serio? Come dicevo, ci sono alcuni che non dicono nulla e altri invece che molti conoscono. Ad esempio questo qui della calcolatrice che ti contava le kill, oppure questo qui che era tipo del pass esclusivo per PlayStation. Io ce l'avevo perché appunto gioco da PS5. Questo si sbloccava invece solo con l'evento in cui si doveva tipo rubare il lama. C'era una modalità speciale che aggiunsero per un po' e se la vincevi ti davano appunto il lama come zainetto. Questo invece per l'anniversario di Fortnite, per un anno di Fortnite, lo ricordo, ma sta anche scritto. Anche qui Neo Frenzy, questo pure lo utilizzavo un sacco. Mi pare che questo mi fu regalato da un fan. Questo pure si otteneva tramite un pass esclusivo di PlayStation. Questo invece me lo comprai perché era tipo un pack speciale mensile, se non sbaglio, che c'è anche la skin annessa ovviamente. Questo invece era di Star Wars, l'ho preso perché ai tempi ero fissatissimo con Star Wars, quindi non potevo non prenderlo. Poi ragazzi, vabbè, c'è Cactus Jack, questo quanto l'ho amato. Io me lo rimetto, io questo zainetto ragazzi l'ho amato. Quando vidi la skin, perché io mi ricordo che questa la shoppai ragazzi nel negozio, veramente impazzì. La dark bag, vabbè, questa era un must all'interno del mio inventario probabilmente. Questo pure l'ho utilizzato un sacco nelle primissime season perché mi piaceva. Questo mi pare si ottenesse sempre facendo delle sfide particolari. Questo pure l'ho utilizzato. Io ho sempre utilizzato gli zainetti che ti contavano le kill, li trovo sempre molto fighi. Questo anche l'ho utilizzato, anche se poco, perché in realtà ti faceva capire quanto danno avresti ricevuto se fossi caduto da un'altezza, da un palazzo, cose di questo tipo. Ok, perfetto ragazzi, direi di passare. Prima degli ombrelli magari facciamo tutte le emote. Allora, questo ragazzi ce l'ho palesemente solo io. Questo è uno dei emote proprio più rare di sempre. Questa ragazzi a me non so perché ma ha sempre fatto incazzare un botto. Non so perché ma a me faceva proprio incazzare. Wave ragazzi, questo è uno degli oggetti più rari che esistano. Io sono certo che questo ce l'hanno in pochissimi perché risale alla season 2 ed è probabilmente l'oggetto più vecchio che ho di Fortnite. E poi ragazzi,
Piagnistei, Waterworks, che appunto risale alla season 4, anche se l'hanno rimesso sicuramente tantissime volte nello shop. Ah, vabbè, questo ragazzi, Team Space, season 10, dell'evento del mostro e del robot. Io ho preso quello del mostro, sincero. Take the Elf, ragazzi, questo è la L per tutti i finti OG players. Questa emote, ragazzi, veniva utilizzata da tutti i player che non avevano di Take the L ufficiale. Mi pare, se non sbaglio, del pass battaglia 3 o 4. Comunque, niente, questo era per gli sfigati, insomma. Molti di questi mi sono stati regalati dai fan, se non sbaglio. Ok, questo Slow Clap era di season 1, però io sono sicuro al 100% di averlo acquistato in qualche season successiva. Sicuramente non l'ho acquistato durante la season 1. Questo, ragazzi, mi permise di fare il video. Se esce il numero 7, il video finisce, che fece un botto di views. Season 6, Regal Wave, questo pure era carino, me lo ricordo che molti lo usavano. Rage Quit, questo l'ho sempre trovato molto carino. Alla fine mi pare che me lo regalò anche questo un fan. Uè, voglio la pizza, guaglioni, venite a Napoli che abbiamo pulcinella e il sole e mandolino. Ovviamente da napoletano non potevo non avere questa skin, che mi pare mi sia stata anche questa regalata. Poi abbiamo Jubilation, season 3, sicuramente una delle emote più amate da tutta la community di Fortnite. Poi abbiamo Job Well Done, vabbè, questa mi piaceva un sacco, season 5, comunque vecchiotta. Poi abbiamo questa, la Hot Stuff, probabilmente l'emote più amata da Power, me la ricordo sempre perché la utilizzava all'inizio dei suoi video. Questo era il Golf Clap, season 7, così come l'emote che vi ho fatto vedere prima di Tech DL. Questa era per tutte le persone che non avevano lo Slow Clap, che invece era della season 1. Insomma, sempre per gli sfigati. Finger Guns risale alla season 1, lo sapete che non lo ricordavo? Face Palm, ah, questo me lo ricordo, season 3, questo l'amavo, lo spammavo ogni volta che riuscivo a fare delle kill in season 3, diventa proprio toxic appresso a sta cosa. E non vi dico di quante partite perse per fare l'emote così. Snap, questo ragazzi me lo dovetti per forza comprare perché era parte dell'evento di Thanos del primissimo capitolo di Fortnite, parliamo della season 4, quando c'era la modalità in cui potevi utilizzare Thanos su Fortnite, io ho preso lo snap, cioè dovevo per forza lo schiocco di dita. Ecco Take DL, quello serio, per la gente OG come me, seria, non quella fake che fa quello dell'elfo. Questo, vabbè, utilizzato da chiunque perché credo che nello shop l'abbiano rimesso un centinaio di volte. Ride Pony Season 2, questo me lo ricordo. Questo è anche uno degli oggetti più vecchi che ho, perché questo era del pass battaglia gratuito Capitolo 1 Season 2. Vabbè, Pony Up, questo Season 10, era la versione appunto di Ride Pony, però per gli sfigati che avevano iniziato a giocare dopo. Mic Drop, questo l'ho sempre amato. Cioè, era figo proprio fare così col microfono, facevi una kill della madonna e poi lanciavi il microfono a terra, era molto figo. Infinite Dub, cavolo, season 4. Questa però mi pare che non la shoppai durante la season 4, la shoppai postuma qualche season dopo. Calculated, ragazzi, questa era una delle emoticone che faceva più incazzare la gente, risale dal pass battaglia season 5, cavolo. Robot, questa season 3, questa mi pare pure che forse la ottenni nel pass battaglia. Sì, sì, questa era del pass battaglia, me lo ricordo. Poi, ragazzi, ho anche Kept Mellow. A mai l'evento che fecero per questo shoppai anche poi l'emote. Poi, ragazzi, Best Mates. Questa è sicuramente una delle mie emote preferite in assoluto. Season 3, pass battaglia 3. Questa ormai ce l'hanno veramente in pochi. Veramente, veramente in pochi. Vabbè, questi sono tutti quelli del capitolo 2, season 1 di Star Wars. Io li presi tutti perché ero fissato appunto con Star Wars, come vi dicevo. Wakanda Salute, Scootin, questo appunto di tutti Marvel. Questi qui, questo di Capitan America, questo di Deadpool, vabbè, questi li ho tutti quanti. Questo non ve lo posso far sentire, anche se non credo si stia sentendo. Questo Tusi Slide, veramente carino. Io sono fissato con Drake, Travis. Questo è meglio che abbasso il volume. Rage, ovviamente dell'evento di Travis Scott. Ninja Style, l'emoticon di Ninja, vero? L'emote di Ninja, scusate. Headbanger, sempre questo dell'evento di Larry Scott. E niente, sono finiti, ok, i prossimi. Vi faccio vedere velocemente anche le skin per le armi, tanto sono poche. Anzi, vi faccio vedere la mia preferita, quella che uso sempre, che ovviamente, ragazzi, questa qui del Boogeyman, che è tipo la skin nera, mi pare si ottenesse in season 9 con l'evento di John Wick. Ci sta solo un'altra che utilizzai per un bel po' di tempo, che mi pare fosse, aspettate, la devo trovare, me la regalò un mio amico di nome Santo, questa qui, la Fractal Zero. Questa la utilizzai proprio per un sacco di tempo per ringraziare il mio amico Santo. Se stai guardando questo video, grazie di avermi regalato questa skin. Abbiamo finalmente i Glides, perché so che li volevate vedere. Allora, io ho tutti gli ombrellini di tutte le season, tutte, ragazzi, dal primo all'ultimo. Season 10, season 4, season 6, veramente tutti. Questo è il primissimo in assoluto, mi pare, di season 1. Questo capitolo 2, season 1. Quest'altro invece, season 2. Season 7, vabbè, leggete in basso a destra, ragazzi, ve li faccio vedere tutti. Ma io, ragazzi, ce li ho veramente tutti. Questo è uno dei più grandi flex. E niente, queste sono quelle piccole cose che fanno capire quanto una persona sia OG, ragazzi. Probabilmente quelli che vi ho fatto vedere non sono neanche tutti. Questo risale al capitolo 2, ti veniva dato gratis nel pass battaglia. Questo l'ho utilizzato per un sacco di tempo, capitolo 2 season 2, ma l'ho utilizzato perché era difficile spararti
quando stavi qui sopra, ragazzi. Non era come un glide normale. Questo bounce away dava proprio fastidio ai nemici e permetteva di riuscire a muoversi più facilmente. L'Animo Falcon l'ho utilizzato per un sacco di tempo, però aveva un difetto. Vedete questo effetto che si fa sulla destra? Si vedeva anche in game. E quando dovevi scappare dai nemici era molto difficile utilizzarlo. Ok ragazzi, andiamo avanti e passiamo finalmente ai picconi per poi passare alle skin. Lo so che lo state aspettando, ma voglio aumentare il vostro hype. Ovviamente ragazzi, a parte quello standard, io ho il primissimo piccone in assoluto di Fortnite. Mi pare che lo shoppai, ma dovevo averlo, dovevo per forza averlo. Questo era sicuramente uno dei più utilizzati dei pro player, infatti lo shoppai season 7. Mazza da golf season 8, anche questo era molto utilizzato. Questo pure io lo utilizzai un sacco perché mi piaceva, della season 8. Questo era della season 3 e ti veniva dato proprio tra i primissimi picconi. E dato che era uno dei primi che avevo, lo utilizzai un sacco. Questo pure l'ho presi, anche se lo utilizzai pochissimo. Mi piaceva perché l'avevano tutti i pro player, ma era completamente inutile. Questo pure mi piacque un sacco, questo season 7 nella stagione ghiacciata. Poi c'è quello per eccellenza, questo è il mio preferito a mani basse, punto. Cioè, tutti gli altri mi piacciono perché sono vecchi, mi danno un botto di ricordi, ma questo è il più bello. Sia perché è una delle mie skin preferite, quello della Drift, sia perché voglio è bella e basta. Questo era il piccone della skin finale del Pass Battaglia 4. Questo pure era top, top. E ragazzi, ci siamo. Andiamo nelle skin, lo so che avete aspettato un botto. Ed è il momento, cavolo. È proprio il momento. Andiamo. Allora, queste qui, tutte queste qui che vedete di Pasqua, mi furono proprio date e concesse da Epic Games, che ringrazio ancora per il gentilissimo regalo. Poi abbiamo Whiplash Season 3, regalata da un fan. Scarlet Defender Season 3, regalata da un fan. Scarlet Commander, sempre da un fan. Così come Red Jade e così anche come Maniac. Sono state tutte regalate da dei fan, che ringrazio ancora, ragazzi. Me le ricordo benissimo. Grazie mille a tutti. Anche Bullseye, se non sbaglio, anche questa. Questa invece è sempre da Epic Games. Questa si otteneva invece come regalo della season 1 a Natale, me lo ricordo bene. Vabbè, questo poi pass battaglia. Questa season 1, Recon Expert, è quella che sto utilizzando attualmente, ma no ragazzi, non la shoppai nella season 1. Io l'ho shoppata abbastanza di recente, vi parlo di un paio di mesi, ma volevo averla, proprio da OG avevo il bisogno di averla. Questa sicuramente ragazzi è una delle mie, la mia skin, o meglio la mia primissima skin oltre alla default che ho avuto, perché era gratis e la presi sempre tra PlayStation. Questo se avete un altro dispositivo non ce l'avete. Questa pure mi fu regalata, oppure me la comprai, mi ricordo, questa mi pare fu regalata sicuramente, sì sì, season 1 sì. Questo invece lo shoppai, era un pass specifico, quindi credo che sia anche questa abbastanza rara. Sledgehammer, questo pass battaglia me lo ricordo, questo è palesemente Blackbeard di Rainbow Six Siege. Ricordo questa season 3 fu per un po' di tempo la mia preferita della season 3, mi ricordo che la utilizzai per un sacco di tempo. Poi beh, banana, a me non è mai piaciuta ragazzi questa skin. È sempre stata molto infame perché non si capiva mai dove era la testa. Fare headshot a sta cosa è sempre stato complicatissimo, non ho mai sopportato sta skin, soprattutto quando ce l'avevano i nemici. Questa me la ricordo, season 6, era la default skin che cavalcava un lama di gomma, molto particolare come cosa però. E poi la gente elite, praticamente la mia skin per antonomasia. Quando i fan pensano a Fortnite Gamer, molti pensano proprio alla gente elite. Credo che sia stata la mia skin a tutti gli effetti. Poi, questa pure mi pare fosse di PlayStation. Poi questa è Kylo Ren, sempre del periodo in cui mi fissai con Star Wars, la presi. Vabbè, Agent Jones, queste sono le più recenti. Poi vabbè, ci sono quelle della Marvel, c'ho Wolverine, c'ho Tony Stark, c'ho Tempesta, c'ho Thor, c'ho un po' tutti, Groot. Ovviamente c'ho Travis Scott e Marshmallow, dovevo averli. C'ho la Dark Bomber. E poi questi mi pare sia pass battaglia. Queste skin ragazzi colore nero io l'ho sempre amate, sono fisse, cioè proprio belle, sono stilose. Questo era una skin particolare che si otteneva sempre facendo le sfide di un pass battaglia, sempre alla fine. Questo invece, The Scientist, era una skin che io amai, però feci una partita e non la riutilizzai mai più perché era enorme ragazzi e ti vedevano ovunque. Non so come gli capitò all'Epic Games di fare una skin così grande e squilibrata, però vabbè. Che dire ragazzi, questa non la commento neanche, questa è un colpo al cuore rivederla, no? Vabbè, poi Omega, questo è uno dei miei flex più grandi, muti tutti, io ce l'ho, voi no. Questa era molto utilizzata perché le sue hitbox erano veramente piccole ragazzi, era difficile da vedere anche da sparare. Vabbè, questa io la personalizzai così, ok? Questa come si chiamava? Era Maya, però cioè... Questa Enforcer pure la utilizzai per un sacco di tempo perché era una delle skin speciali che furono aggiunte. Poi Drift, vabbè che dire.
sicuramente nella mia top 5 delle skin preferite. Non scherzate, ragazzi, questa è fantastica. La utilizzai per un botto di tempo e niente, me ne innamorai appena la vidi, davvero. Questa è sicuramente una delle mie preferite della season 3, anzi forse era la preferita della season 3. Era un astronauta con una tuta così, cioè mi ricordava veramente, non lo so, i film più fighi degli astronauti nello spazio. Era figo, cioè era fighissimo, guardate com'è, cioè. Poi c'ho Deadpool, The Mandalorian, e poi c'ho questa, che cavolo, ragazzi, rituffarmi così nel passato ha fatto molto molto male. E quindi l'ho fatto, ragazzi, dopo 3 anni di Fortnite questo era il mio Armageddon. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Mi raccomando, lasciate un like se vi ha fatto venire la nostalgia così come l'ha fatta venire a me. E mi raccomando, iscrivetevi anche al canale e soprattutto attivate la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video. Questo era Fortnite Gamer, ragazzi. Questa è stata più o meno la mia storia su Fortnite. E niente, boys, noi ci becchiamo al prossimo video.